Buongiorno, buongiorno amici ed amiche del canale, buon venerdì a tutti, buon pranzo a tutti, un grande abbraccio dal vostro Nick Juve. Al solito mi raccomando, like al video, condividete il più possibile, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e aggiornati sui miei contenuti, ma soprattutto le iscrizioni sono gratuite, non costano nulla e un secondo del vostro tempo. Sapete come la penso su tante cose, sapete che spesso la mia è una polemica sarcastica, anche se spesso veritiera, però oggi sinceramente mi pongo una domanda e la pongo anche a voi. Vorrei capire semplicemente se avete il mio stesso parere o meno, o se in qualcosa può essere concordante o meno. Cioè, non ho capito io se Giuntoli abbia bene in mente dove si trovi. Voi dite Nick, perché sta operando bene, ha fatto delle belle operazioni, siamo tra entrate e uscite quasi a un pari di bilancio, siamo a un positivo dal punto di vista degli ingaggi. Giusto, perfetto, il discorso non fa una piega. C'è solo un piccolo dubbio che mi sta affiorando. Calafiori ti sfugge, Todibò bloccato non si sa, ti sfugge, Cop Miners probabilmente potrebbe sfuggire all'80%. Non vorrei che non avesse avuto ben chiaro un qualcosa. Cioè, noi siamo la Juventus, con tutto il rispetto per le altre società, non possiamo avere più il tempo di fare grossi errori o grandi errori, perché purtroppo, questo c'è da dirlo e da ammetterlo con onestà intellettuale, veniamo da anni in cui degli errori grossolani si sono commessi, nel fare acquisti sbagliati, nel dare magari 50 milioni per Bernardeschi, 90 milioni quasi per Dusan Vlahovic. Cioè, ci sono state delle operazioni, Arthur per Pjanic, Danilo per Cancelo, ci sono state delle operazioni negli anni che veramente hanno lasciato e destato parecchio stupore, scalpore, e alla fine ci siamo ritrovati per anni ad accumulare degli ingaggi spaventosi di calciatori che veramente forse valevano un quinto di quello che realmente si era speso e gli si dava come ingaggio. Per oggi sto notando che parecchi di quelli che dovevano essere puntati, mirati a fuoco e essere già stati individuati per metterli insieme agli altri in rosa, non sono stati presi. Quindi, al di là di Kefren Turam e Douglas Luiz, non si è preso altro. E purtroppo, io batto sempre lì perché per me è un punto fondamentale, se non prendi un centrocampista che ti aiuta in fase realizzativa, rischi di fare un grosso buco nell'acqua, perché ripeto che Kefren Turam è un gran recuperatore di palloni, un bel incontrista, anche gamba, sa anche, diciamo, anche che oltre a interdire sa anche comunque dialogare bene con i compagni. Hai preso un Douglas Luiz che comunque imposta e sciolina calcio, quindi comunque è abbastanza in gamba, speriamo poi il campo mi dia ragione. Però attualmente, adesso, allo status attuale, non abbiamo un centrocampista con le contropalle, scusate il termine ma rende l'idea, che metta i palloni dentro. Non hai degli esterni forti che ti fanno l'uno contro uno per aiutare la punta alla fase realizzativa, a parte Yıldız, che comunque, il bene che gli vogliamo, la 10 che gli daremo, ancora non ci si è messi d'accordo dal punto di vista dell'ingaggio, non ci si è messi d'accordo nel sapere realmente a grandi potenzialità, ma ancora non sono tutte espresse, quindi è un grosso punto interrogativo e possiamo e dobbiamo dirlo. Ma altro in rosa, a parte UEA, non hai. Quindi adesso si sta parlando di Nico Gonzalez, dove eventualmente potrebbero rientrare in contropartita personaggi come McKennie, come Kostic. Non lo so. Sinceramente, se riuscirà a completare questa squadra, la nostra Juventus, io me lo auguro con tutto il cuore, lo spero. Però chiedo a voi se avete questa fiducia e se anche la vostra fiducia è massimale, o anche a voi un pizzico
quanto a me, di dubbio un po' in questi ultimi giorni vi sta sorgendo. Nulla di che, un pourparler come facciamo sempre, e al solito appena potrò risponderò ai vostri commenti. Continuo comunque a ringraziarvi per la vostra immensa pazienza, per essere dediti alla mia causa. Mi fa enorme piacere, ringrazio sempre tutti, mando un grande abbraccio a tutti. Stasera, qualora non avesse impegni, visto che comunque è estate, si esce, si va a fare due passi, eccetera, 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 lo capisco benissimo. Alle 21 sul canale YouTube Lino Juventus sarò in live. Qualora voleste, diciamo, confrontarvi, scrivere qualche domanda, interagire con noi, ecco, ne avrei e ne avremmo enorme piacere. Un grande abbraccio dal vostro Nick Juve e al prossimo video. Ciao!